Buonasera, se per pick strano intendi Jinx letale, allora... Pff. Oh, io sono Piga, per me è sempre un pick strano. Prima ho giocato set mid, dopo V mid. In onore di Viareggio, V Viareggio. Ti saluto Piero JJJ, buonasera Piero, grazie di essere qua. Come stai Piero? Cosa hai fatto di bello? Sì, ragazzi, ricordatevi che i vocali sono solamente per i sub. Se no, troppo casino. Scusate. Non lo faccio per i soldi. Bene, bene lei. Ciao Piero. Benissimo, benissimo. Adesso vado con Jinx Lethality e via. Ciao, Naika. Scomparsa Zyra. Qualcuno l'ha vista. Come Zyra? Era Zyra? Allora. Sono contro Anivia, che è stata buffata questa patch. E la prossima, ragazzi, viene nerfata. Sapevate? Si è scordato la lista. Oh, porca. Oh, porca. Un attimo, raga. Pausa. Aspettate un secondo. Sono afk, un attimo. Si sta mettendo 2 ore. Non so perché. Twitch è un po' lento oggi. Twitch. Ok. No, non va, non va. Vabbè, dopo lo faccio. Allora, contro Anivia l'unico problema, ragazzi, è fiddarsi. Perché quando lei è a poca vita, c'ha la passiva, no? E quindi è un problema. Perché io l'ammazzo, ma non l'ammazzo, e quindi devo riammazzarla ammazzandola. Oh mio Dio, no! Oh, perché c'era Ekka in mid così? Ah, è saltato dal nostro red. Dal nostro red. Va bene. Ehi. Io sono partito in stravantaggio per colpa di questa cosa. Ma adesso dovrei riuscire a farcela. Adesso io bloccherò questa Anivia. Ma ecco. Ci siamo? Ma io non ho follow up. Invece sì. Mamma mia, ecco, bravissimo. Ecco, io ti voglio bene. Mamma mia. Ragazzi, abbiamo appena distrutto Anivia. Povera Anivia. La nostra cara dea. Eccitato! Va bene. Allora. Anivia è startata pure lei di goccia. Beh, giusto, penso si faccia così. Hecarim, quanto può rappresentare un... Detto, detto, ed è successo. Meno male che hai flashato sulla mia W, guarda. No flash, Hecarim. Ok. Risolto, fissato, problema andato. No, non ho soldi per questo. Va bene. Allora facciamo così. Peccato. Hecarim con il flash. Sì, tra l'altro. Però vabbè, ci può stare Hecarim col flash. Cioè, alla fine, il flash, ragazzi, è sempre la summoner più forte di tutte, eh. Altrimenti non sarebbe impiccata tipo al 95%. Tipo, ecco, non ce l'ha. Però con l'Ignite abbiamo fatto la kill, quindi... Boh. Ci sta? No, aspetta, lui ha fatto un'altra kill con l'ignite, non ha ucciso Anivia. Ah, ho ucciso pure Teemo, ragazzi, questo Ekko è fortissimo. Anivia manca? Ok, Anivia è lì. Sta laggando di FPS. Ok, non più. Il mio PC oggi non so cosa gli ho preso.
Ora esplodi. Ha flashato. No, no, no. Vieni qua, fatti uccidere. Ma poi perché scappa così tanto? Cioè, io sono Jinx. Cosa le faccio? Degli attacchi base e basta? Di cosa ha paura? Sa già com'è Jinx Lethality questa. Facevi bene a scappare. Facevi bene a scappare. Molto bene. Allora, Hecarim non so dov'è, ma so che non ha il flash. Vabbè, però me ne vado, raga, che dite? Non facciamo i nabbi che restano in lane. Perdiamo il carretto, ma non moriamo. Che ne dite? Molto meglio? Molto meglio. Ma avete riscattato un altro saluto Viareggio? Ancora? Ragazzi, quante volte lo volete che lo saluto Viareggio? Buonasera a tutta Viareggio, ragazzi. Come sempre è un piacere avervi qui. Buonasera, buonasera. Ora ragazzi, mi improvviso Asmara. Quindi non so parlare così. Anzi no, così dai, è troppo. Facciamo che sarò tranquillo. Vi ricordate la partita tranquilla che feci con Yone? Mi piacerebbe rivederla. Facciamo una partita molto tranquilla. Ok, ci provo. È che con Yone è tutta un'altra storia. Con Jinx. Con Jinx è molto diversa la situazione. Adesso io sparo ai minion. Tranquillo mentre fai penta, magari. Mi piacerebbe molto. Ma io le posso solo sparare in testa. Cazzo, devo farlo con Sept una volta. Schivato. Il tuo muro non mi fermerà. Anivia. Ah. Anivia è esplosa. Questa Anivia non è main, ragazzi. Non è main come me. Non è main come me. O quanto me. O come volete voi. Andiamo, 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 andiamo. Vai, vai, vai. E ammazziamo tutti, vai, ecco, vai, ecco. Ah, sì, sì, sì. Dio, quanto stunna la cosa di Echo? Brum, brum! Ah, che bello. Quello è un drago della nuvola, ma attenzione, il mio preferito. Il muro l'ha condannata a morte. Oddio, non è stato proprio il muro. Però sono state le mie trappoline dietro che non se ne è accorta. Oh, di nuovo. Scappiamo che i minion mi stanno ammazzando. Cioè era sudatissima questa clip per i... questa kill per i minion. Hanno delle ulti globali? No. Bene, me ne vado via. Peccato che non sto prendendo placche, ma non posso rischiare che arrivi Hecarim. Ho già la Draktar. Ragazzi, ma siamo a cavallo. Siamo a cavallo qua. Tanta roba. Prendiamo anche una ping così per sicurezza, non si sa mai. E poi via. Che allora, ok, ci si può anche startare, ragazzi, ci può anche stare di startare di Manamune. Però, diciamo che preferisco sempre la Draktar per la passiva, perché dà più ability haste, dà la lethality e il danno in più aggiunto. Era ancora meglio quando slowava, ovviamente. E si è presa la morta. Questi ragazzi sono i maghi AD. Tutto quello che sto facendo adesso, ragazzi, è un grande allenamento. Per quello che sarà. Perché io voglio riportare la scalata Jinx Lethality. Una sera a settimana. Proprio giocata seriamente. Andando fino, che ne so, in gold. Che l'altra volta siamo andati in silver. Voglio provare a fare da silver a gold giocando Jinx Lethality. Che ne pensate, ragazzi? Vi piacerebbe? Poi magari più avanti, prossima season, anche una scalata con Yumi. Ok? Il codice ci teneva particolarmente a giocare tanto Yumi.
Sono apparsi dei timoni. Adesso ho paura di trovarti in cueva. Ma perché? Ma io gioco soltanto la sera a quest'ora. Tu sai che sono qua. Tu sai che sono qua, mi vedi. E dici, va bene, starto nello stesso momento in cui starta cugino. Magari lo trovo in team e vinciamo. Se lo vedo che è contro di me, doggio. Ti basta ghostare la live e capire se sono, se sei contro di me o no in base ai ban e ai pick. La probabilità che siano gli stessi identici è molto bassa. Questa partita è uno stomp, ragazzi. Infatti è un pochino noiosa. Perché siamo, cioè, tutti quanti stiamo vincendo. E Anivia è un po' una bina. Pensavo fosse un po' più brava. Forse sta prendendo Anivia perché è stata buffata e quindi tutti giocano Anivia, non lo so. Però diciamo che Anivia non è un champion super facile. L'hanno buffata proprio perché fuori meta non la gioca nessuno, poverina. Sto trovando solo dei Zed e dei pensanti. Raga, vabbè, Zed, ragazzi, è il champion che tutti quanti vogliono imparare. Tutti quanti vogliono usare Zed. Io non ho mai capito tutto questo amore nei confronti di Zed. È un assassino. Come può essere Akali? Come può essere, che ne so, Evelyn? Perché Zed? No, perché Zed è un ninja agli shuriken, no? Fa le combo, diventa lì, si sposta. Mamma mia, trolli la gente. Non lo so, io non capisco, raga. Zed è edgy, appunto. Non ci trovo nulla di bello. Però vabbè, ovviamente questo non è per dissare il buon Shine. Esatto, come Kane. Infatti ragazzi, chissà perché, ma Zed e Kane sono tra i campioni più giocati di tutti. Ward, no? Insomma, l'ho fatto esplodere per... Talon, per esempio, è molto meno giocato di Zed. Perché non è edgy, ma è un assassin. Diciamo che... Allora, una cosa la dobbiamo ammettere. Il gameplay di Zed è sicuramente molto più bello del gameplay di Talon. Talon è proprio VQR. Zed almeno devi premere. VQE, V di nuovo, R... R di nuovo, insomma... C'ha qualcosa in più, ecco. E Talon ha ovviamente un qualcosa in meno. Gank di Jinx, ragazzi! Io sono in duo con Miss Fortune. Vabbè, però dopo questa basta, eh. Insomma, non possiamo... Possiamo mica fargliele vincere tutte. Che cazzo. Poi le due dovrebbero essere anche più difficili in teoria. Perché siete in due, vi mette gente più forte contro, no? C'è una sta leggenda metropolitana. Vieni qua, Nivia. W, R. Sì. Ormai siamo arrivati a quel punto, ragazzi. Praticamente non si può più stare al sicuro con Jinx Lethality. Ovunque tu sei, lei ti sparerà. Siamo diventati nuovi cecchini, raga. Avete presente quando su Code c'è quel cecchino bastardo lì sulla torre che vi ammazza tutte le volte e voi ci provate 30 volte a ucciderlo? Quella sono io in questo momento. Poi arrivate magari là sopra finalmente, poi c'è la Claymore di merda. Ma questi cosi da pinnare, ma si possono avere pinnati per sempre? Grazie Too Fast for Pulizia. Ottimo nick, grazie mille del follow. Io sono più, ma si sente quando uno lo gioca per forza che stai a tirargli le briscolate e lui ti giumpa addosso, mette l'ignite e scava. Sì, esatto. Ovviamente si nota. Quando uno gioca un champion soltanto perché così è la moda, si nota subito. O soltanto perché è edgy. O perché, oh mio Dio, cazzo che figo. Allora, si vede subito. Rispetto a uno che magari... Però poi
Raga, uno che magari ha imparato il campione, che si è messo lì proprio perché all'inizio diceva, ah, che figo questo. Però alla fine, a forza di provare, alla fine l'ha imparato. Sì, potrà anche essere bravo, ma magari ha iniziato a giocarlo solo per quel motivo lì. Ah, ma che belle esplosioni ci sono state. Quella Xayah, ragazzi, col Dark Harvest, proprio boom! Boom like bitches. Questa è stata bella. Beh, trappoline non sono servite molto. Annivia, non sei più al sicuro. Non siete più al sicuro nemmeno voi, ragazzi. Vabbè, raga, siamo tutti fidatissimi. 24 a 5. Cioè, ma poverini. Ok. Torre. E via. Comunque mi piace troppo Jinx il Talit, è un gameplay vero divertente. Non mi stancherò mai di giocarla. Perché sono sono come quei giochi lì, no? Dove devi prendere la mira e beccare i nemici. Come hai visto qua, concentratissimo, ragazzi, a fare il tiro al bersaglio. Raga, è una distanza incredibile. Non possono fare più nulla. Poi ho appena notato che Jinx dice bam. Quindi, very nice. No! Ucciso dal piumaggio! Le piume infettate! Puttana di merda! Vabbè, ucciso dal piumaggio. Non hanno armor, quindi va bene, continuiamo così. 65 di ability haste. Oggi hanno chiamato la mia Eve Cancer. Tranquilla Eve As, lo faranno spesso. Perché ha un sacco di gente dà fastidio a Evelyn e la chiamano Cancer. Ma che state facendo, ragazzi? Perché state scrivendo ste robe in chat? Ma pure Stream Elements! Ma mi avete infettato Stream Elements, ragazzi! What? È impazzito Stream Elements! Vabbè. E non so come mai... La combricola di League of Sticchio mi fa buggare tutta la stream. Sono dei matti. Oh, là c'era un Alistar. Avvistato. Sì, ragazzi. È arrivato il missile. Era lunghissimo anche stavolta. Va bene. Ma non c'è più posto sicuro.
Non c'è più posto sicuro. Ma ragazzi, Jinx mid. Non c'è più posto sicuro, Nivia. Questo è spawn kill, ragazzi. Nemmeno la fontana è un luogo sicuro. Non sanno più dove stare. Va bene. Ci siamo divertiti. Questo è bullismo. Un pochino. Va bene, va bene. Mi dissocio dal bullismo. Non ho fatto io questa partita. Mi dissocio dall'account sharing. Ero io. Va bene. E ok. Non hanno fatto danni. È normale. Vabbè, dai, bel game.